Siamo nel 1948, mentre l'Italia vive un periodo di aspri scontri politici e sociali, esce in sordina e in un certo senso in controtendenza un film che parla di donne libere e sfruttate nello stesso tempo. Libere perché vivono per molti mesi fuori di casa e sfruttate perché fanno un lavoro faticoso, disagiato e scarsamente retribuito. È il lavoro delle Mondariso nelle risaie piemontesi. Per la prima volta il cinema vede la donna fuori dello schema subalterno di moglie, madre e amante, che era stata proprio del cinema fascista ed anche del cinema dell'immediato dopoguerra. Sto parlando di Riso Amaro, di Giuseppe De Santis, uno degli esponenti del neorealismo. Il film è interpretato da un'attrice che diventerà un mito e la sua immagine è un'icona che più passa il tempo, più resta ad indicare una femminilità tutta italiana e significativa di tempi nuovi. Quell'attrice si chiama Silvana Mangano. Mondare riso, frutto mestiere, mangiar pagnocca, riso e fagioli. Mondare riso, frutto mestiere, mangiar pagnocca, riso e fagioli. Mangiar pagnocca, riso. Per girare Riso Amaro c'era tutta una realtà da ricostruire. Le risaie sconfinate, la stazione dove arrivavano le mondine, le cascine che le ospitavano per 40 giorni, i cameroni dove le ragazze dormivano alla buona e le loro firme sui muri, insieme con qualche disegno primitivo e ironico e le dediche d'amore rivolte ai giovanotti del paese. Pensieri di ogni giorno diventati graffiti che ancora oggi restano su quelle pareti a ricordare una storia di sacrifici, di dolore, ma anche di slanci giovanili. Che confusione che ci sarà! Il mondo del lavoro, dunque, è il posto che esso deve conquistare nella nuova società scaturita dalla guerra di liberazione. Questo volevano rappresentare il regista De Santis e gli sceneggiatori, con un occhio al cinema russo di Eisenstein e un altro al grande cinema americano fondato sul divismo. E quindi con la necessità di trovare una interprete che rendesse la storia credibile e anche attraente per il grosso pubblico. Fretta e furia le clandestine incominciano ad andare. Così fanno le traditore clandestine, no 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 no. Poi spacca giù. Poveretta la clandestina che lavora di più e di più. Tanto al sole e tanto all'aria, lavorare così non va. Tanto al sole e tanto all'aria, lavorare così non va. Il regista De Santis scelse Silvana Mangano dopo aver visto un manifesto di un concorso di bellezza, come ricorda uno degli sceneggiatori, il regista Carlo Lizzani. Io ritengo che il manifesto di Miss Roma, come tutti i manifesti, come tutti i concorsi di bellezza allora, fossero la prima fonte spesso per noi, per la ricerca di talenti nuovi, di ragazze nuove, eccetera. Silvana Mangano aveva vinto il concorso di Miss Roma e quindi fu quello il primo spunto. L'attrice dominante allora era Anna Magnani, che era una bella donna, ma insomma non avrebbe certamente potuto fare Riso Amaro, era una diciottenne, una ventenne. I provini furono molto tormentati e in realtà noi prendemmo in considerazione tutte le, diciamo, belle ragazze o conosciute o semisconosciute o semiconosciute di allora o le attrici già emergenti. Quindi facemmo i provini a Silvana Mangano, a Silvana Pampanini, a Martin Carol, a Lucia Bosè, a Gina Lollobrigida. Furono fatti questi provini e Silvana Mangano non è emerse subito come
quella che avrebbe poi fatto il film, cioè il talento migliore e lo splendore fisico migliore. Venne da me come normalmente si presentano le ragazze che vanno a farsi vedere da un regista, poi soprattutto in quegli anni, pieno di belletti, di pinta, truccata, in quegli anni andava anche i capelli cotonati, quindi aveva anche, era insomma orrenda, veramente orribile. Io la mandai via senza neanche guardarla. Poi un giorno io camminavo per via Veneto, era una giornata di pioggerellina, e mi scontrai con lei che era vestita in un modo molto semplice, pioveva, aveva tutti i capelli bagnati, non era truccata, e mi ricordo questa cosa che già dava la sensibilità di un personaggio e di un animo, aveva una piccola rosa in mano. De Santis era molto sensibile al mondo femminile, insomma alla figura della donna, e certamente quindi il mondo delle risaie ovviamente presentava proprio in primo piano la realtà femminile. Noi non pensammo che sarebbe esplosa in questo modo la figura di una donna in un film sulla risaia. Forse la nostra inclinazione alle problematiche sociali ci faceva vedere questo mondo soprattutto come un terreno di lotta, di conflitto. Silvana Mangano nasce il 23 aprile del 1930 a Roma e par quasi sia figlia del movimento e della velocità. Sono gli anni in cui tutti vogliono viaggiare e correre, in aereo, in nave e in treno. Il padre, conduttore di vagoni letto in servizio tra Roma e Londra, ha conosciuto una ragazza inglese, Jackie, l'ha sposata, l'ha portata in Italia e da questa unione nasceranno un maschio e tre femmine, la prima delle quali è lei, Silvana. È anche l'anno di nascita del primo film sonoro italiano, La canzone dell'amore. E di amori il regime celebra abbondantemente i fasti proprio quell'anno con il matrimonio del principe Umberto con Maria José e della figlia di Mussolini, Edda, con Galeazzo Ciano. Curiosamente, molti anni dopo, la Mangano interpreterà al cinema la tragedia di Edda. Durante la guerra Silvana viene mandata nella campagna siciliana, lontana dai rischi dei bombardamenti, e torna a Roma dopo la liberazione. Per guadagnarsi la piccola paga dei figuranti, comincia come tanti ragazzi e ragazze romani a fare la spola con Cinecittà, a bordo del famoso trenino che trasporta sogni, bisogni e spesso anche delusioni. Silvana viene scritturata come generica insieme ad un'altra sconosciuta, Gina Lollobrigida, per la versione cinematografica dell'Isir d'amore, poi per Il delitto di Giovanni Episcopo. Tra pochi minuti sarà la fine del secolo e forse del mondo. La parte è talmente piccola che possiamo individuarla in questo film solo grazie ad un fermo immagine. Nel frattempo studia danza classica, che è la sua vera passione, e quella disciplina, interrotta per problemi di cuore, darà all'estero ai futuri registi di cucirle addosso ruoli in cui il ballo, ma senza tutù e con le movenze dei ritmi alla moda, avrà un ruolo importante, a cominciare proprio da Riso Amaro. Dicen todo cuando me ven pasar. Chicago me va.
me voy pa bailar. El Bayón tengo ganas de bailar el rojo, compa. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde va? Me voy pa bailar. El Bayón. Istruita da grandi coreografi come Catherine Dunham, la stella del folklore dei Caraibi, Silvana ballerà anche in una delle sue prime coproduzioni internazionali, a fianco di un giovane scanzonato Anthony Perkins, nel film La diga sul Pacifico. A questo punto della storia di Silvana Mangano dobbiamo inserire un personaggio destinato a provocare una svolta importante nella sua vita. Anzi, forse l'ha già provocata, inserendosi nella scelta di lei quale protagonista di Riso Amaro. L'ho fatto in qualità di produttore per conto della Lux Film ed è convinto, insieme al regista, di avere scelto bene, perché quella ragazza, come disse, è popolana, è bella, è simpatica, è fresca, è giovane, è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Fecero un provino e il personaggio di cui stiamo parlando, dopo aver guardato Silvana sullo schermo, disse che era uno schianto, ma proprio uno schianto. Quel personaggio era allora relativamente giovane, ma già sposato, e ancora oggi confessa di non aver avuto nessuna intenzione di iniziare una storia di amore con la Mangano. Ma la lavorazione di un film, si sa, spesso fa brutti scherzi. Questo complesso in costruzione sulla via Pontina, a qualche chilometro da Roma, si chiama Dino Città. E rappresenterà negli anni 60 l'orgogliosa espressione professionale del produttore Dino De Laurentiis. Rotola, rotola. Nato a Torre Annunziata, figlio di un pastaio, il giovane Dino si arrangia con mille mestieri, fino ad essere attratto dal cinema. Ammesso al Centro Sperimentale di Roma, compare in vari film e tutti gli dicono che ha una carriera assicurata. Come il mio amore inutile. Ma lui preferisce mettersi dietro le quinte, convinto che il produttore sia il principale artefice di un film, scegliendo copioni e trovando, oltre ai capitali, i registi e gli interpreti giusti. Dopo la guerra è ormai uno dei protagonisti del cinema italiano e per la Lux Film mette in cantiere Riso Amaro. Il film segna anche il debutto di Raffaele Vallone, ex calciatore del Torino ed ex giornalista, il quale, dato il suo volto, non può che interpretare la parte del personaggio positivo, mentre a Gassman tocca il solito ruolo del cattivo. Mi piace.
Quando il film è finito, Dino e Silvana partono insieme per Torino e un anno dopo si sposano, mentre Riso Amaro comincia il giro del mondo. Trionfa in America con il titolo di Bitter Rice e viene candidato all'Oscar. A New York viene issata una gigantografia alta 5 piani della Mangano in calze nere, in contrapposizione all'immagine di Rita Hayworth, la bomba sexy del cinema americano di quegli anni. Nel Lupo della Sila gli italiani hanno modo di vedere ancora una Mangano di giovanile avvenenza, ma questa immagine di ventenne in sottoveste sta ormai per tramontare. Non tanto perché nel 1950 Silvana diventa mamma di Veronica, quanto perché, si dice, il marito produttore non vuole più esporre le bellezze della moglie e riunisce registi e sceneggiatori per fornire a Silvana storie e ruoli più sofisticati. In Anna si ricostituisce il triangolo con Gassman, che qui vediamo con una debuttante Sofia Loren, e con Raffaele Vallone. Il film ha il sapore del fotoromanzo. Lei è una suora dal passato di cantante di nightclub che ha voltato le spalle a una complicata storia di vita e d'amore che le ripiomba addosso. Se ti separò, se ti allontanò, l'ala del destino, non ne ho colpa no. Sempre a te vicino. Il finale, identico a quello di Riso Amaro, vede ancora una volta il perfido Gassman soccombere per mano dell'onesto Vallone. Via, fuori. Tu vieni con me. No. Finalmente De Laurentiis riesce a confezionare per Silvana una produzione internazionale, ma proprio questa dimensione sembra fare di lei un'altra donna, più hollywoodiana che mediterranea, più sofisticata e meno italiana, che recita nel doppio ruolo di Penelope e di Circe. Che ti riconduca la vita, Penelope. Basta adesso. Puoi restare qui come ospite, se è questo che vuoi. Non è per questo che sono venuto. Non è di una stanza che ho bisogno. Voglio che tu stabilisca il giorno in cui avrà fine la tua solitudine, il tuo dolore, i lunghi silenzi. Lasciami ancora un giorno per pensare. Ma che differenza può dare un giorno? Decidi adesso, Penelope. Adesso. Cos'hai? Lo stesso viso fiero, lo stesso sguardo di Penelope. È strano. Perché è strano? La differenza fra una donna e l'altra non sta forse nella mente dell'uomo? In realtà con Penelope Silvana ha forse un unico punto di contatto, la dedizione alla casa e alla famiglia. E con Circe non ha nulla da spartire, anche perché accanto a Veronica c'è ora Raffaella, nata nel 1952, e la voglia di fare l'attrice nella Mangano sembra sempre meno forte. Un giorno Dino De Laurentiis confessò ad un amico: «Mia moglie non è interessata al lavoro di attrice». In effetti Silvana preferisce rifugiarsi nella famiglia, preferisce stare con i figli nella bella villa dell'Appia Antica, dove riceve i pochi amici più cari. Ama il ricamo e l'uncinetto, ama le buone letture e sembra covare un malessere
che si aggraverà quando i figli diventeranno grandi e non avranno più bisogno di lei. E soprattutto quando suo marito deciderà di fissare la residenza della famiglia a Hollywood. Ma questo lo vedremo a tempo debito. Ma Dino crede in Silvana e, pur rispettandone il riserbo e assecondandone il carattere schivo, si adopera per offrirle le occasioni giuste. La prima è il film L'oro di Napoli, diretto da De Sica, una prova che Silvana sostiene con grandi risultati, dimostrando di essere una vera attrice. A questo punto Dino pensa che Silvana possa essere indirizzata verso la commedia all'italiana. La prima occasione è la partecipazione al colossal La Grande Guerra con Vittorio Gassman e Alberto Sordi. Quest'ultimo diventerà il partner ideale delle commedie interpretate da Silvana. Con L'oro di Napoli la Mangano si riappropria finalmente della propria voce, perché fino ad ora ha parlato con la voce della doppiatrice Lidia Simoneschi. Ma che ragionamenti sono questi? Che c'è sta sotto? Ma allora tu sei pazzo! Ma tu dovevi capire. Che cosa? A Ubaldo gli dissi, pigliane una qualunque. Bella, brutta, con me, pigliane una, per me è la stessa cosa. Tutta la fregatura. Ma tu sei padrona qui, più di tutti, più di mia madre. Te, queste sono le chiavi. Ti metto un conto in banca. Ti intesto una bottega. Buonanotte. Oh, se te ne vai mi metto a gridare. Ragiona, Teresa. Ma che c'è da ragionare? Non si fa così. Non si tratta così la persona. Madonna. Ma io ti svergogno. No, in faccia a tutti. In faccia a tutti. Fai giusto. Tutte l'hanno a sapere. È della Mangano anche la voce in dialetto veneto della Grande Guerra, uno dei primi film in cui l'attrice appare in un ruolo comico. In coppia con Gassman e con Alberto Sordi, che diventerà il suo partner ideale nella cosiddetta commedia all'italiana. Tanto io vengo giù dalle montagne del sapone, vero? Vengo giù con la piena io. Perché il signor Scivolosi se credeva che dalle montagne del sapone venissi mi, vero? No, bello, qua non si imbarca, cucchi. Ti raffero il portafoglio, brutta screfia, sai? Sta bonza! Uè, bambina! Con me non si scherza, hai capito? Hai capito? Oi! Gli occhi! Ci vedo! Guarda, oh. Chiamasso, sei! Ti ha subito! Siate! Che ho i denti, sai! Forse, ho mascalzone! Vieni, vieni qua! Vieni qua! Graziato! Accidenti! Se ti viene volte te la sbatto sul muso, sa? Non muovo piede. Ma come li vuol certi mascalzoni come ti nell'esercito? Di! Vabbè, se la patria dovessero difendere solo le persone per bene, te saluto di patria. Dai, metti via quella roba, dai! E ti vattene! E te tira fuori il portafoglio! Porco Giuda! Uè, contessa, senso offese, ma qui c'erano 25 lirette qui. Perché? Anche a pieno lo volevi, eh? Vabbè, dico, 25 franchi mi pare un po' troppo, no, per una... Per una maestra de scuole illibate, magari figlia del colonnello, vero? Qui la vediamo in un episodio della Mia Signora, in cui veste i panni di una prostituta ingaggiata dal cinico Sordi, che la spaccia per sua moglie, allo scopo di ottenere i favori di un importante uomo politico. Oh, ammazzo, l'ha parlato tutta la sera lui, eh? L'onorevole? Sì. E dimmi, che t'ha detto? Oh, a un certo momento, sai che m'ha fatto? Che t'ha fatto? Dimmi. Non mi mette le mani addosso, non m'alza le vesti. Bello. E tu, dimmi tu. Gli ho dato uno sgarassone che ancora se lo sente.
È cascato per terra, tanto gli ho dato forte. Ma ho capito bene. Ma come? Non sei contento? Sono contento? Gli ho dato uno sgrassone. A chi? All'onorevole. Oh, mamma mia. E perché? Beh, mette le mani addosso a me, a una signora. Che sei? Chi è una signora? Io. Sei la battona, sei? Io per lui sono la signora Sartoletti. E la signora Sartoletti non si fa mettere le mani addosso da nessuno. Ma se io ti ho mandato dall'onorevole come la mia signora, è perché sei una che becca la 10.000. Ah, vedi questo. Ma che te metti a fare la signora io con l'onorevole? E io dai lo sganzone. Ma perché fa? Per rovina me. Perché tu m'hai rovinato, hai capito che m'hai rovinato? Ma allora sei un pappone pure te. M'hai rovinato, oh, vai. Capisco. Mannaggia la miseria, ma a me tutti i papponi mi devono capitare, tutti i papponi! Un minuto, te lascio solo il permessino. Che cretino, imbecille, stupide, faceva pure il sentimentale. 2 miliardi e mezzo ho perso per te, per te! Sono giocata un onorevole che non m'era mai capitato e fa piacere a te, hai capito, per te! Pappone, 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 pappone schifoso! Mali mortacci su, è questione di gioventù e mi lascia il cavallo a tavola. Ma perché, chi ce l'ha? Ma ce l'ha lui, chi ce l'ha? Adesso sono tutte scope. No. Scappa. 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 Che sarà mai? Sono 4 scope. Abbiamo vinto. Un momento, signora, come cure. Può essere pure che abbiamo vinto noi, lo faccia contarci. Ma che stai a contare? Paga. Sì. Ecco, signora, pure stasera ci ha rilevato tutto. Noi soldi non ce ne abbiamo più, se andiamo a casa. Peccato, così presto stasera. Buonanotte. Venimo domani, signora. Domani sera sono occupata. Allora venimo dopodomani. Vi telefonerò io. Buonanotte. La domanda è la seguente. È meglio la Mangano della commedia o quella del dramma? È meglio quella che non esita a dire parolacce romanesche o quella che narra storie disperate e lacrimevoli? Ma forse c'è una terza via ed è quella che percorre e che sembra preferire da un certo punto in poi della propria carriera. Complici soprattutto registi come Luchino Visconti e Pierpaolo Pasolini, i quali è come se scoprissero una nuova Mangano, talvolta idealizzandola. Visconti la inserisce nelle sue ricostruzioni storiche e ci rivela un'attrice di sofisticata e signorile bellezza e la identifica con la propria madre immorta a Venezia. Pasolini nel Decamerone la accosta addirittura alla Madonna. In questa terza via Silvana sembra realizzata. Questo è almeno quello che appare. Vediamo se è vero. Intanto Silvana ottiene una copertina della rivista americana Life, che è sempre segno di grande popolarità. L'ottiene perché per interpretare il film Jovanka e le altre si sottopone ad una rasatura completa, una rasatura che un'altra dell'interprete, Jean Moreau, rifiuta. Ecco! Che volete? Che cosa volete? Eri tu con quel tedesco ieri sera. Sì, ero io. Che cosa gli avete fatto? Ti davi a lui, tu, una jugoslava. Cosa volevi? Ringraziarlo d'aver occupato il nostro paese? D'averci massacrati, mandati in campo di concentramento? Che cosa gli avete fatto? Qualunque cosa gli abbiano fatto non sarebbe successa se tu non fossi andata con lui. Ogni vergogna provoca vergogna. Che gli avete fatto? Noi non possiamo permettere che donne come te avviliscano l'onore dei combattenti. Il tribunale partigiano ha stabilito di punire tutte le donne che hanno fraternizzato coi tedeschi. Avete punito lui e adesso volete punire me. Di che? Di non odiarli come li odiate voi? Perché ho voluto vivere? Perché ho voluto qualche momento di pace, di felicità? Io non stavo facendo l'amore con un tedesco. Per me era soltanto un uomo. Gli volevo bene. Mi voleva bene. 5 eravate. A 5 di voi voleva bene. Quasi a proseguire sulla stessa falsariga drammatica, la Mangano è la protagonista del processo di Verona. Nel film di Lizzani, che ripercorre la crisi del fascismo con la fucilazione voluta da Mussolini del genero Galeazzo-Ciano,
l'attrice mostra una piena e convincente maturità drammatica. Il personaggio di Edda Ciano nel processo di Verona nacque da un desiderio di Silvana Mangano di cimentarsi con un grande personaggio drammatico e con il desiderio di De Laurentiis, che naturalmente stimava Silvana, di assecondarla su questa strada. Rappresenta per lei una difficoltà maggiore che interpretare un personaggio di fantasia? Sì, naturalmente sì. Anche dal punto di vista morale mi sembra anche una violenza che si fa ad una persona, e questo non lo ritengo molto giusto. Ma lei ha avuto modo di avvicinare il personaggio che sta interpretando in questo film? No, Carlo, non l'ho visto mai. Ha sentito però parlare di lei, si è informata sui suoi atteggiamenti, sui suoi sentimenti? Sì, naturalmente, molto, ho cercato di sapere il più possibile. Da persone che l'hanno conosciuta, leggendo così delle lettere che lei ha scritto sia al marito che ad altre persone, i libri che sono stati scritti sulla famiglia Ciano e sulla famiglia Mussolini. Che cosa pensa lei di dare maggior rilievo in questo personaggio? A quale lato del carattere, della psicologia, delle reazioni? Sì, ecco, cerco di trovare con l'interpretazione del film la ragione per la quale lei si è comportata nella maniera in cui si è comportata. Sei tu, finalmente. Guarda che non è tua figlia che ti supplica, ma la contessa Ciano che ti parla. Ho qui i diari scritti da mio marito, il tuo ex genero, e voglio leggertene qualche rigo prima di fargli avere a Churchill o a Badoglio o al New York Times. Ascolta. Mussolini si scaglia contro il Natale e si sorprende che i tedeschi non abbiano ancora abolito questa festa che dopo tutto ricorda solo la natività di un ebreo. Egli ha proibito ai giornali di commemorare il Natale. Ti piace essere descritto così? Che te ne pare? Sono 5 quaderni, pieni di roba simile. Ti interessa che il mondo li conosca? Io credo di no. Li avrai solo se libererai mio marito. Scegli tu il modo, fallo fuggire o grazialo. Ma sicuro che è un ricatto. Oggi ormai tutti ti ricattano. E non c'è altro da fare con te. E visto che tu accetti i ricatti di tutti, adesso accetta anche il mio. Io non sono più una Mussolini. La storia, ah, figurati! Sapessi quanto me ne importa. Non me ne frega niente. Ecco l'unico insegnamento fascista che accetto. Me ne frego! Ti sfido, fammi arrestare se hai il coraggio. Avanti, consegnami alle SS. Ti sfido! Fammi fucilare con mio marito. Prova almeno ad essere feroce come Hitler, ma fino in fondo! L'incontro con Luchino Visconti rappresenta l'approdo ad un altro mondo, quello elegante e raffinato ma decadente delle atmosfere mitteleuropee evocate in Morte a Venezia, tratto dal romanzo di Thomas Mann. È una Mangano bellissima, eterea, che a Visconti ricorda la propria madre. Più parlava, più pretendeva che io fossi sua madre. Non me ne parlava mai direttamente, però capivo, le raccontava la maniera come la mamma si metteva ai guai, voleva vedere come io ero capace di metterla da sola, di metterlo da sola, questo guai, questa sciarpa, queste cose. Per cui io mi eccitavo e nello stesso tempo mi impaurivo sempre di più. Però poi alla fine mi disse, ecco, veramente, non solo per il fatto di Morte a Venezia, la madre di Tazio, la madre della bellezza, della morte, sei nel mio ricordo, sarai anche te abbinata a mia madre. Visconti lavorerà anche in Gruppo di Famiglia in un Interno, ritratto di un'aristocrazia in totale disfacimento. Io pretendo che tu lasci immediatamente Conrad e che non lo veda mai più. Papà, e quando mai, papà? Appunto, quando mai? Era così agitato che da principio non ho voluto contraddirlo. Non m'era mai successo di vederlo in quello stato. Sarà un ritorno di fiamma. È geloso. Oh, ma per carità, figurati. È stato chiarissimo. Non ha niente in contrario che io lo rimpiazzi, anche subito. Ma di Conrad non vuole sentirne più parlare. E le altre cose ridicole che ha detto. Fallo filare via tu, alla svelta, altrimenti
Finché ho perso la pazienza gli ho detto: senti, se le cose per te stanno così, io preferisco divorziare. Ed è quello che faremo. Per sposare Conrad? No! No! Le parole famiglia e matrimonio, così importanti per Silvana Mangano, ricorrono anche nelle storie favolistiche immaginate da Pasolini. Sei sposata? No, allora ci penso io. Lui dice sposare. Anche con Pasolini l'intesa è fortemente intellettuale e Silvana lo asseconda nel fare ciò che non ha mai fatto, farsi immaginare nuda. Pasolini ne esalta così la bellezza e l'avvicina al mistero di quella che veniva chiamata la donna della luna, quella che si nasconde e mai si rivela, mostrandone il biancore della carne. Oppure la incornicia come in Edipo Re, in scene e costumi preziosissimi che ne esaltano i tratti aristocratici. E qui nel Decamerone Pasolini scena il sogno di Giotto che deve dipingere la Madonna e la immagina col volto di Silvana. Eppure la Mangano sembra avere sempre meno interesse ad apparire sullo schermo. È diventata madre altre due volte, di Federico e di Francesca, e solo insieme con i figli si sente davvero realizzata. Quello degli affetti veri, al riparo delle luci del set, delle occasioni mondane, sembra il mondo che Silvana predilige. C'è un fatto nuovo! Sì, un fatto nuovo! Posso lavorare soltanto fino a marzo. Sì, per 6 o 7 mesi devo essere libera. Sì, ma non sono matta, almeno credo. E io mando al diavolo la Metro, la Paramount e te anche, amore. Sì, amore, anche te, ma se non capisci. Questa contraddizione tra la diva e la madre, tra l'attrice e la donna, viene colta a pieno e messa in luce impietosamente da Luchino Visconti in uno degli episodi delle streghe. Sì, ecco, il pubblico, la solita storia del pubblico. Il pubblico è ipocrita come noi. Sì, per 1.000 lire che spende vuole avere tutto e anche mettere in pace la coscienza. Sì. No, sì, come no, certo. Ma lascia parlare anche me. Sì, ma vuoi che pensi alla Bardot, alla Lauren, alla Taylor? In questo momento. Ma sono delle povere disgraziate come me. Chissà che cosa vogliono anche loro. Ma vedi, io adesso lo so cosa voglio. Lo so! Un anno. Ma lo sai che cos'è un anno? È l'infinito. E io non voglio aspettare un anno. Non voglio. Ma... E va bene, mi gioco la carriera. Che finisca adesso fra 3 o 4 anni, tanto deve finire, no? Ma almeno faccio quello che voglio, una volta. Ma sì, fra un anno chissà cosa tiri fuori tu. E poi, fra un anno non sarà più questo. Non è più questo. Questo c'è adesso. E ci resta. Qui, Broadway, vi parla Ruggero Orlando, con una bella famiglia italiana, la famiglia De Laurentiis, Dino, Silvana Mangano, la signora De Laurentiis e Raffaella e Veronica. Qui a raccogliere il primo frutto di 5 anni di lavoro su questa
La Bibbia, uno dei più grandi film che sia stato mai inscenato, di cui la critica americana in alcune riviste che hanno avuto delle prime visioni parlano addirittura di un film che si leva all'altezza del soggetto, dato che è il più grande soggetto che sia stato mai inventato, mi sembra abbastanza un complimento. Come ti senti, Dino, stasera? Questa sera mi sento un pochino particolarmente emozionato, il che è abbastanza logico, dopo 5 anni di lavoro. Una prima mondiale. Una prima mondiale, così, con un ambiente particolarmente di tecnici, di competenti, di stampa. Beh sì, oramai devo lasciare solamente la parola al pubblico. Abbiamo visto Silvana Mangano a New York in occasione della prima uscita internazionale del marito Dino De Laurentiis, che punta a lasciare l'Italia per affermarsi in America. Quando questo avverrà, quando De Laurentiis metterà piede in modo definitivo nel nuovo mondo, Silvana dovrà riprogrammare la propria vita. A New York, una città di cultura europea, la Mangano è felice e sembra adattarsi di buon grado alla nuova situazione. Ma il cinema, soprattutto quello che fa Dino, che ha bisogno di grandi mezzi e di grandi teatri, si fa a Hollywood e lì si trasferisce la famiglia De Laurentiis. A Silvana, Hollywood appare come un pianeta irreale, dove tutto è finalizzato a produrre cinema, a pensare cinema, a vivere nel cinema per il cinema. Il fatto che i figli crescono le appare poi, in quella dimensione quasi artefatta, come una insostenibile dispersione del capitale accumulato. L'arrivare, il partire, l'andare, il tornare sono come una danza inarrestabile per Silvana. E poi il cinema, coi suoi riti di sempre, copione, trucco, abiti di scena, ciacche, azione, stop, rifare, buona. Meno male che ci sono Veronica, Raffaella, Federico e Francesca, coi loro gridolini, gli scherzi, e anche se non sempre, c'è anche Dino. E ora la California, Los Angeles, Hollywood, il ricordo dei volti visti al cinema, eternati da una firma o da un'impronta, effimeri segni tesi a sconfiggere il tempo che passa anche per gli attori e i registi. Intanto De Laurentiis avvia la professione ai figli e in special modo Federico, unico figlio maschio, cui sono andate forse speciali attenzioni anche da parte del padre. Federico viene incaricato di effettuare in aereo un sopralluogo in Alaska per girarvi un documentario sulla pesca del salmone. È una spedizione tragica, perché l'aereo cade e Federico scompare. Muore quel figlio che per Dino è un successore e per Silvana è parte di lei. Il dolore poi per la morte del figlio fu come una malattia. Lei ha somatizzato sicuramente quella morte atroce, insomma, dell'unico figlio maschio adoratissimo, e quindi fu quella la ragione del suo ritiro assoluto e poi anche, credo, della sua morte. La morte di Federico accelera anche la crisi coniugale con Dino De Laurentiis, maturata da tempo. La separazione avviene nel 1985 e Silvana si trasferisce definitivamente in Spagna, dove vive la figlia Francesca e va ad abitare da sola. Ma in agguato c'è una grave malattia, forse conseguenza di un sentimento di autodistruzione dovuto alla scomparsa di Federico. Lei è vicina a Francesca e ancora una volta, come legge di natura, chi è stato sostenuto ora deve sostenere, chi è stato aiutato a crescere ora deve aiutare. Con le poche forze che le restano, accetta di essere coprotagonista di un film di Nikita Mikhalkov, Oci Chorni, accanto a Marcello Mastroianni. È stato proprio Marcello a convincerla, senza sapere della sua malattia. E due si ritrovano insieme come quando erano giovani fidanzati. Negli anni del tramonto, Silvana appare più bella che mai. Ecco tutto quello che sei stato capace di fare nella tua vita. Lo hai cominciato,
23 anni fa, il giorno del mio onomastico. Ma che succede? Spiegati per favore, cosa ti prende, Lisa, per amor del cielo. Marcello Mastroianni aveva avuto una gran passione da giovane per Silvana, erano stati fidanzati, diciamo, fidanzati da ragazzi, ecco. E si ricompose questa amicizia. Come desideravi tu 30 anni fa? Niente casa, né quattrini, tu ed io soli. Come stai? Bene. Ma sono così stanca. Sono stati giorni difficili e mi sei mancato tanto. Mi sei mancato tanto, caro. Che cos'è? È un disco russo. Oh, interessante. Più bella che mai, proprio così, come in queste immagini girate da Pasolini, una donna meravigliosa, di grande fascino, che diventò una grande attrice e una diva controvoglia, mentre forse avrebbe voluto essere più semplicemente una sposa e una madre anonima e felice. Dicen todo cuando me ven pasar. Chicago de la. Me voy pa bailar. El Bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Chicago de la. Me voy pa bailar. El Bayón. Cuando me ven pasar, Ricardo de la, me voy pa bailar. El Bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar, Ricardo de la, me voy pa bailar. El Bayón.